Vini premiati, i premi nel mondo del vino. Questo è un argomento che mi avete chiesto spesso di portarvi sul canale e sono molto contento quest'oggi di fare questa chiacchierata con voi perché ci sono sicuramente un po' di elementi su cui riflettere insieme. I premi possono essere un valido strumento per il consumatore, per l'appassionato della scelta di un prodotto piuttosto che un altro? Ci si può sempre affidare ad un premio o ad una recensione, oppure in alcuni casi è meglio diffidare? Quanta sostanza c'è dietro e quanto marketing? Lo scopriamo insieme dopo la sigla. Allora ragazzi, quella di quest'oggi sarà una chiacchierata a ruota libera, una chiacchierata tra amici, perché non voglio seguire una scaletta ben precisa e vi anticipo subito che non entrerò nel merito di quali secondo me sono i premi, i concorsi a cui si può fare affidamento, quali le riviste o le penne che scrivono recensioni, quali i critici da seguire e quali magari invece da evitare, perché ovviamente sarebbe una mia valutazione, ma chi sono io per giudicare magari persone che fanno questo di lavoro, lo fanno magari da tanti anni, però sicuramente per quella che è la mia esperienza ci sono, come dire, alcune realtà, alcuni critici che mi sentirei ad un amico di raccomandare, dire guarda, quando vai ad acquistare un vino, generalmente quel critico non sbaglia, perché effettivamente bene o male i prodotti sono, se sono consigliati da lui, sono effettivamente di qualità rispetto magari a qualcun altro che per la mia esperienza francamente, diciamo, se vedo una sua recensione non so, o una sua critica, mi tengo abbastanza distante, e anzi, magari se mi consiglia un prodotto io magari non lo compro, perché diciamo fiuto che qualcosa possa non essere del tutto genuino. Allora, partiamo dalla prima considerazione. Dietro al mondo del vino gira un indotto importantissimo, e dove ci sono interessi economici, diciamo, può crearsi un terreno fertile per una distorsione di quello che è la realtà in favore del marketing, in favore appunto di qualche accordo commerciale o situazioni di questo tipo. Quando voi entrate, c'è un esempio, in un supermercato, passate dalla corsia dei vini, magari andate spesso nello stesso supermercato e tendete a vedere le stesse etichette, che variano a seconda magari appunto del supermercato dove siete, però tendete a vedere spesso gli stessi prodotti, e magari anche se tanti prodotti non li avete comprati, però visivamente riconoscete alcune etichette, e quindi può sembrarvi che, diciamo, il mercato sia abbastanza ristretto. Ma come sapete, se state seguendo questo canale, molto, molto probabilmente i vostri canali di acquisto sono spesso differenti da quelli del supermercato, senza ovviamente nulla togliere ad alcuni vini che viaggiano nella grande distribuzione, che sono assolutamente prodotti di qualità, e magari un giorno ne parleremo. Però già se guardate l'enoteca online, uno dei principali negozi, piattaforme di vendita di vino online, vedrete che la scelta è molto più ampia, che vedrete, non vedrete alcuni dei prodotti che vedete nel supermercato e ne vedrete tanti altri. In più ci sono tante cantine che magari viaggiano su altri canali, perché favoriscono principalmente la ristorazione, perché lavorano più con l'export, perché lavorano più a livello territoriale, quindi magari nella vostra regione quei prodotti non arrivano, ma in realtà sono dei prodotti affermati e assolutamente di qualità. Però diciamo che in un contesto di questo tipo c'è anche la necessità della singola cantina, del produttore, in qualche modo di affermarsi, perché magari fai un prodotto di qualità, ma questo prodotto non è conosciuto, e se non è conosciuto non vende. E quindi un modo per farsi conoscere può essere quello di partecipare a un concorso, e se si viene premiati, chiaramente questo è un modo per
poi proporsi a dei ristoranti, per proporsi a determinati canali di vendita. Tra l'altro, tenete presente che in Italia questa cosa si usa poco, ma per esempio in Francia si usa tantissimo. Da loro ci sono tanti concorsi di vino, probabilmente più che da noi, comunque sono molto più pubblicizzati, perché voi quando andate a comprare una bottiglia di vino, molto spesso sul vino ci sono, oltre all'etichetta, una sorta di bollino rotondo, potenziato magari sul collo della bottiglia o a volte, diciamo, già compreso nell'etichetta, che segnala che quel vino ha vinto quel premio. O in alcuni casi sono dei vini che ne hanno proprio più di uno sul, sulla bottiglia. Ovviamente questo influenza inevitabilmente il consumatore, soprattutto se ti trovi davanti un vino che ha 4 premi e dici cavolo, però 4 premi li avrà vinti per un determinato motivo. Dopodiché, per quella che è la mia esperienza, alcune volte effettivamente ho ritrovato dei prodotti di qualità, probabilmente superiore alla media di quel determinato prodotto a quel determinato prezzo, qualche altra volta no. Però il tema di oggi non è tanto l'essere o non essere d'accordo in generale con l'attribuzione di un premio, ma quantomeno capire insomma come fare per imparare a distinguere a chi, diciamo, a chi ci possiamo fidare rispetto a chi non possiamo fidarci. Chiaramente non è una cosa che possiamo fare in un colpo solo, ma dobbiamo fare una serie di prove e insomma andare a capire chi abbiamo di fronte, quindi se possiamo aspettarci che effettivamente ci sia dietro una recensione che abbia un senso. Non che, ripeto, dobbiamo essere d'accordo con tutte, magari io posso pensare che quel critico sia un bravo critico, magari 4 volte su 5 sono d'accordo con lui e la quinta non sono d'accordo con lui. Il problema si pone però se su 10 prodotti che ho acquistato consigliati da quel critico, se 9 mi hanno fatto schifo, ecco, capite che magari sono semplicemente io che non sono d'accordo, o magari, perché scusami dire, pensare male a volte ci si azzecca, magari appunto ci sono delle altre motivazioni, anche perché come succede anche nel mondo della gastronomia, perché anche nel mondo delle guide o degli articoli, delle diciamo recensioni sui ristoranti, ci sono recensioni genuine e poi ci sono delle recensioni banalmente a pagamento, cioè il produttore o il ristoratore è come se comprasse uno spazio pubblicitario. Ma se io compro una pubblicità è più che legittimo. Io produttore di vino, mi compro una pagina su una rivista, perché non posso farlo e faccio pubblicità del mio prodotto. È un modo di presentare il prodotto che faccio direttamente io, quindi è la mia visione, te lo racconto e ci sta. Se però si fa passare al consumatore, all'appassionato, qualcosa come una recensione indipendente, perché poi la recensione può essere appunto di un critico, di una rivista, ma alla fine anche i premi, più o meno il meccanismo è simile. Sì, certo, c'è una giuria, ma se la giuria è stata falsata o se una parte della giuria è stata falsata, siamo da capo. Chiaro, magari è più facile accordarsi con un singolo critico piuttosto che andare, diciamo, a mercanteggiare con un concorso. Però guardate che in realtà non è una prassi così così remota, come, ripeto, avviene spesso anche nel settore della ristorazione. Allora, i modi in cui possono essere veicolate le critiche e i giudizi su un prodotto, su un vino, sono sostanzialmente le guide, le riviste di settore, le riviste cartacee, le riviste online, e quindi anche che sono spesso a firma di un critico, i concorsi, quindi i premi che vengono attribuiti a un vino. Possiamo mettere anche magari gli influencer conosciuti, che quindi hanno una certa visibilità, e poi spesso anche le stesse piattaforme
che vendono vino, parlo della vendita online, perché in tutte le enoteche online voi trovate la scheda di un vino con tutta una sua descrizione e spesso con un punteggio. Alcune volte queste recensioni sono fatte da o dei sommelier o comunque dei critici o comunque delle persone che conoscono bene il vino, o meglio, conoscono bene in alcuni casi, in altri vanno a prendersi la scheda del produttore e la riportano pari pari, magari affibbiandogli un punteggio. Però tenete anche presente che nel caso delle enoteche online difficilmente è possibile che loro abbiano associato tutti i prodotti e tutte le etichette che hanno online, specialmente parlo di quelle più grandi. È vero che avranno nell'organico più persone, però i prodotti tra l'altro sono in rotazione, quindi non è che durante l'anno si vendono sempre gli stessi prodotti. Quindi uno che ha 36.000 etichette, ho detto un numero a caso, quindi non ho idea quante etichette possa avere una delle principali enoteche online, però insomma dico, non sempre, ma probabilmente in alcuni casi sì e in altri magari c'è appunto un mero riportare quelle che sono le informazioni che dà il produttore. In ogni caso, tutti questi canali che vi ho rappresentato si prestano per, cioè, nel senso, possono essere integri e totalmente affidabili, oppure si prestano per poter avere, diciamo, dei toni di grigio, delle aree insomma non del tutto chiare in cui uno può andare a inserirsi, a partire proprio dalla, per dire, ti pago X e mi recensisci così, oppure comunque, per dire, vuoi essere, finire sul ok, questo è lo spazio che noi possiamo dare al tuo prodotto, questo è il costo che ha, se è un prodotto che ci convince ne parliamo, se no no. Però ecco, secondo me tutti questi canali si prestano a, vuol dire, un uso distorto, chiamiamolo così, nel senso che io posso andare al singolo critico e alla fine, come posso dire, il critico è una persona, è, in quanto umana, può essere comunque soggetta come tutti a, come dire, un input a livello economico, per cui ti offro X per parlare del mio prodotto, se quell'offerta è interessante, voglio dire, ci può essere il critico che è del tutto integro e quello che magari si fa un attimino prendere la mano, o magari, come dire, la pecunia addolcisce il sapore del vino, insomma, si va, se quel vino è discreto si dirà che è abbastanza buono, cavolo, questo è un prodotto con una certa qualità. Questo vale per il critico, vale per le notiche online, vale per l'influencer, vale per la rivista, vale per la guida, voglio dire, dipende sempre chi abbiamo di fronte. E anche una guida, quindi diciamo che è una realtà più grossa in cui sono dentro diverse persone, ma comunque diverse persone andranno a assaggiare, non è che all'interno di una guida tutti assaggiano tutti i prodotti, perché sarebbe qui, cioè sono alcuni che assaggiano alcuni prodotti, alcuni altri, cioè lo staff si divide i prodotti. E anche per quando si parliamo di premi, anche lì verosimilmente il margine per, come dire, falsare un po' il discorso c'è. Allora, dal punto di vista umano può non essere bello, però in fin dei conti tenete presente che se uno magari vive di questo, perché magari uno vive recensendo vini, ci possiamo aspettare che non tutti i suoi giudizi siano del tutto genuini. Vi ripeto, io per quella che è la mia esperienza, c'è qualche realtà, ripeto, non voglio assolutamente fare nomi, non li farò nemmeno nei commenti,
però c'è sicuramente qualche realtà con la quale, nel mio piccolo, con la mia piccola esperienza, ma assolutamente non mi trovo d'accordo. Ma anche perché se io vedo un prodotto recensito con un punteggio altissimo, dico cavolo, ad un prezzo molto contenuto, magari lo provo perché sono curioso e magari può essere che io sto per scoprire un prodotto che davvero mi è capitato, un prodotto magari 10, 12, 14 euro, che però dici cavolo, che buon vino questo qua, cioè all'interno di questo, di questa fascia di prezzo, cavolo, è un prodotto molto buono, potrebbe costare sul mercato di più e lo comprerei. Però se tante volte io ho provato dei vini, ma continuerò a farlo perché a me piace provare, quindi magari con meno frequenza di prima, ma una tantum darò un'altra possibilità, anche magari, appunto come dicevo, alcune realtà sulle quali ho messo una X sopra, ma perché comunque magari le cose cambiano con gli anni, quindi... Però ho visto in alcuni casi, in tanti casi, dei prodotti assolutamente di scarsa qualità, recensiti con toni entusiastici, con alti punteggi. E insomma, metto abbastanza la mano sul fuoco in quei casi, che quei prodotti non meritavano assolutamente di essere lì. E probabilmente all'interno di quella fascia di prezzo erano nettamente inferiori ai loro competitor. Quindi quando capita quello, tu capisci che non puoi affidarti a quella determinata realtà, a quel tipo di canale, a quel recensore, eccetera, eccetera. Quindi quello che è il mio consiglio è: uno, non fatevi influenzare per forza dal fatto che un vino sia premiato. Ci sono tantissimi vini che sono straordinari, che non hanno mai partecipato a un concorso, di cui magari nessuno ha parlato, e scoprirli diventa ancora più bello, perché chiaramente se scopro un ottimo vino che però ha avuto un sacco di riconoscimenti e un sacco pubblicizzato, sono contento. Ma se scopro un vino che in pochi conoscono, che non era recensito, io l'ho scoperto ed è veramente un prodotto dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, veramente buono, mi dà ancora più soddisfazione. Quindi uno, non fatevi influenzare dal fatto che un vino sia o meno premiato. Dopodiché, vini che hanno ricevuto dei premi, al contrario, non dobbiamo essere influenzati in senso contrario, dire ah, allora chissà cosa c'è sotto. Assolutamente no, cioè ci sono davvero un sacco di guide, di critici, di riviste che diciamo lavorano bene, poi magari non saremo sempre d'accordo con loro, ripeto, magari su 5 bottiglie che prendiamo che ci hanno consigliato, o anche semplicemente che non hanno vinto dei premi ma sono appunto consigliate da una guida, su 5 bottiglie magari ce ne piacciono 3, però intanto abbiamo scoperto 3 bottiglie. 2 magari non piacciono a noi, ma il prodotto in sé è buono, perché, voglio dire, al di là della capacità di distinguere la qualità di un prodotto, poi interviene comunque il gusto, che è personale, quindi voglio dire, è difficile anche per un critico molto bravo poi prescindere del tutto dal proprio gusto. Chiaro, più bravo un critico, più deve saper riconoscere delle qualità che sono oggettive. Però inevitabilmente una componente personale umana ci sarà sempre. Quindi appunto, non fare del tutto affidamento solo sui premi, ma allo stesso tempo non dubitare, e farci una sorta di piccola, come posso dire, crearci una piccola mappa geografica di quelle che sono le realtà che ci ispirano fiducia, che sulle quali sappiamo di poter contare. Infatti anche qui, secondo me, il consiglio, non so, se vi piace leggere le guide, non comprate tutti gli anni la guida Gambero Rosso o la guida dell'AISE, cioè cercate di cambiare un po' e di vedere insomma diverse realtà cosa vi propongono. E poi comunque tenete presente che sicuramente ci possono essere dei canali che possono subire delle influenze più di altri,
perché si prestano, perché magari, che ne so, un critico che magari scrive sempre lui le recensioni, o comunque vengono sempre firmate con la sua penna, chiaramente fa capo solo a lui, e quindi è più facile anche da raggiungere rispetto magari a una guida in cui ci sono dentro più persone, che magari è una realtà più difficile da contattare. Però anche qua c'è dei critici, non so, ovviamente alcuni critici americani, da James Suckling ed altri, voglio dire, che fanno onorabilmente questo lavoro da secoli, sono da secoli esagerato, ma insomma da decenni, sono delle realtà davvero affidabili. Quindi vi consiglio davvero di farvi una vostra, essere aperti mentalmente, quindi provare diversi prodotti, leggere diverse recensioni, eccetera, farvi una vostra una vostra lista di quelli che sono i canali di comunicazione che ritenete più affidabili, e tanto magari fatemi sapere anche qua sotto nei commenti, secondo voi, dove vi siete trovati bene, dove vi siete trovati male, anche perché insomma è bello anche parlare tra di noi per capire, anche perché se la maggioranza di voi scrive che con quel determinato, con quella determinata guida si è trovata male, cioè riusciamo anche a capire effettivamente se i nostri giudizi erano corretti oppure no. E però appunto dico, fatevi la vostra lista, e però cercate di rimanere sempre indipendenti, cercate di non comprare vini solamente perché consigliati o solamente perché premiati, o cercate di sperimentare, di provare anche prodotti diversi, perché il bello di essere appassionati di vino è come per esempio essere appassionati in generale di enogastronomia, perché è come dire mi piace solo la cucina piemontese, oppure in Italia mi piacciono tutte le cucine, voglio approfondire i prodotti locali, oppure la cucina etnica, cucine internazionali, la cucina rustica, la cucina ricercata, il ristorante stellato, insomma è bello avere un campione il più ampio possibile. E, insomma, per chi è appassionato come me, penso che sarete d'accordo. E quindi insomma fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se questo video è stato utile o vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, e ci vediamo al prossimo video.